scusa. Aria Exin, Bufisa Gasometri, sì sì sì, ho perso, dimenticato, io dato per scontato perché l'abbiamo fatto la settimana scorsa, quindi è spostata il 25 di luglio. L'altra comunicazione invece riguarda il centro sportivo di Pamonti, di Veseo, che come è già stato detto la volta scorsa ha subito un piccolo incendio. Oggi sono andata con la polizia locale per verificare lo stato, io la verità l'avevo già visionato autonomamente e a seguito di questo sopralluogo ho scritto l'ennesima richiesta al dottor Moneta, all'assessore Visconti, all'assessore Granelli e alla polizia locale perché diciamo così sollecitino in modo un po' più deciso Milano Sport a mettere in sicurezza l'area, oltre che ovviamente poi fare l'intervento previsto. E quindi scrivevo questo, che poi metterò nel mio verbale, gentilissimo, a seguito del sopralluogo in oggetto, in attesa del rapporto del funzionario della polizia locale, segnalo che la situazione è in modo critica. La struttura è totalmente abbandonata, vissuta da persone che vi dormono stabilmente, presenza significativa di letti, materassi, non annessi a maglietti. Sorvolo su altri dettagli, compresa la presenza di rifiuti abbandonati e odori nauseabondi. L'edificio è assolutamente accessibile da più punti e poiché tra l'altro alcuni ingressi si affacciano sul via Rubicone, sulla pista ciclabile, credo che il viavai di persone sia assolutamente disturbato. Segnalo quindi un evidente problema di sicurezza. Il contratto del 2005 tra Milano Sport e Comune di Milano è chiarissimo. Spetta a Milano Sport la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la vigilanza. A fronte di quanto sopra, chiedo cortesemente, a seconda delle differenti competenze, di far rispettare quanto previsto dal contratto e di far procedere con gli interventi necessari per mettere in sicurezza lo spazio. È un sollecito in modo tale che anche come Consiglio di zona siamo diciamo, tutelati rispetto a quanto diciamo, ho avuto modo di vedere e a quanto anche è stato segnalato. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente. Prima di passare alla presentazione di un paio di documenti volevo riferire all'Aula un spiacevole accadimento che mi ha riguardato più o meno da vicino. Venerdì sera scorso in via Cicogno Mozzoni hanno aggredito una ragazza che era in macchina, era che stava rincasando dopo 5 minuti che aveva riportato a casa la mia fidanzata. Quella zona è completamente libera a se stessa, non passa un mezzo della polizia mai, non c'è controllo, non c'è presidio. Se si potesse far qualcosa, perché è riuscita fortunatamente a chiudersi in macchina, ma ha rischiato veramente tanto, questo alla una di notte, neanche un orario 10 con le emozioni, un buon disastro. Adesso voglio passare alla presentazione di due mozioni. La prima vi chiedo cortesemente se vorreste concedermi l'urgenza, visto proprio il carattere urgente di questa provvedimento. L'oggetto è la chiusura di via Semplicità, premesso che ai numeri 19 e 21 della via Savoia sono situate due scuole pubbliche, la prima di istruzione primaria, scuola elementare, la seconda di istruzione secondaria di primo grado, scuola via Savoia. In data 21 giugno ultimo scorso la società MM distribuiva un volantino nella via in oggetto relativamente alla chiusura per lavori di ammodernamento della resa fognaria, considerato che numerosi alunni frequentano le scuole site in via Savoia. Il volantino distribuito dalla società comunale MM reca come data di inizio lavori. Il volantino distribuito alla società MM reca come data di inizio lavori il giorno 26 giugno 2013 e come termine 16 novembre 2013. La via in oggetto, seppur molto breve, è ricca di passi carrabili e abitazioni, valutato che la chiusura della via in oggetto potrebbe arrecare problemi di sicurezza anche stradale, ritenuto che non sembrano essere necessari ben 5 mesi di lavoro per l'ammodernamento suscitato,
quando verranno riaperte le scuole si creeranno numerose situazioni caotiche che danneggeranno i cittadini residenti in via Semplicità, si impegna il Presidente del Consiglio di Zona 9 di farsi promotore presso l'assessorato e gli uffici competenti affinché i lavori vengano ultimati entro l'onore della prima metà di settembre, in subordine di farsi promotore presso l'assessorato e gli uffici competenti al fine di rendere aperta la via Semplicità a lavori non ancora ultimati, lasciando agli uffici le valutazioni sugli interventi da eseguire affinché questo accada, e di farsi altresì promotore affinché vi sia la presenza costante della vigilanza urbana nei tratti interessati dai lavori, soprattutto negli orari di entrata e uscita dalle scuole, per garantire la sicurezza dei cittadini e il flusso delle auto. Dopo la passo, se volete, per la lettura, ci sarei grato. L'altra invece, che non ha nessun carattere di urgente, relativa alla repenia del patto di Vitalista. Vi leggo solo la problematica che si è sviluppata nell'area molto vasta, si incontrano cani sia di grande che di piccola taglia, in più episodi si sono stati aggrediti quelli di piccola e quelli grandi, perché? Non fatti interrompere, ho già dedicato, però è così da 6 mesi, che la signora 6 mesi me lo chiede e adesso io dove gliela faccio. La richiesta è di dividere l'area, se lo fate bene, se no non è che stiamo a aspettare che venga di buona. La richiesta è di frazionare l'area in dimensioni, per le dimensioni dei cani, un aperitivo e una piramide. Poi c'è una segnalazione relativa a Viale Fulvio Testi. Si segnala che nel salvagente compreso dal ponte non c'è nulla. Segnala che nel salvagente compreso tra il ponte delle Ferrovie dello Stato e via Arca Granda è cresciuta una forte vegetazione, tanto da nascondere parzialmente l'installazione semaforica pedonale presente. Vista la pericolosità della stessa, sarebbe opportuno un intervento del settore competente nell'immediata. C'è anche la foto, se vuole stare la foto. Grazie. Presidente Simi. Grazie, buonasera a tutti. Avrei... Allora, cercherò, nonostante la serie, di aggiornarvi per quanto possibile delle questioni che ho ripreso. Poi in realtà il vicepresidente Grillo vi darà alcune informazioni relative a argomenti specifici. Allora, la prima cosa che devo dirvi è che come comunicazione martedì 2 luglio a Palazzo Marino hanno fatto una commissione congiunta. Scusate consiglieri, però se faccio un po' di silenzio, altrimenti poi arrivano interrogazioni su cose che nel 90% dei casi il Presidente Signore ha detto in aula. Grazie, allora martedì 2 luglio alle 15.30 a Palazzo Marino è convocata una commissione congiunta urbanistica di Palazzo Marino Comunale e ambiente sempre del Consiglio Comunale sul tema del Paolo Pini. Adesso ci metteremo d'accordo il vicepresidente Grillo per essere presenti come consiglio di zona, evidentemente essendo una commissione consigliare aperta a cittadini e consiglieri che lo vogliono. Poi un'altra comunicazione, diciamo, abbastanza importante e significativa è che mercoledì 3 luglio dalle 18 alle 19.30 un gruppo, la cabina di regia del percorso partecipativo dell'isola si è coordinato con gli uffici per fare una passeggiata nei luoghi della discussione di questi mesi, che sono appunto il sito del centro civico, quello del Ponticello, il ponte del Canale di Augusto, e terminerà presso l'isola Pepeverde, che verrà offerto un aperitivo. Probabilmente si potrà accedere anche all'area destinata all'edificazione del centro civico, in quanto l'area di questo momento è oggetto di bonifica, quindi adesso dobbiamo verificare con i tecnici della bonifica se è possibile entrare o se sarà un'occhiata del luogo. Bene, la terza segnalazione è che, forse ho già detto, però lo ripeto, è importante, riguardo al piano di mobilità sostenibile, quindi FUMS, è indetta una convocazione della conferenza di servizi per la verifica della procedura di DAS, quindi con l'osservatorio strategico, il 9 luglio alle 9.30 Piazza Duomo. Ecco,
tenete presente una cosa, che le procedure di VAS, o meglio, sono quei servizi, non che sono un oggetto di un quadro tecnico un po' osceno, un procedimento, un percorso procedimentale all'interno di un percorso di approvazione di un documento, nel senso che non sono pubbliche, ma sono soltanto destinate a soggetti che devono essere un parere. Il consiglio di zona ha espresso il parere, quindi il consiglio di zona può partecipare, andare lì a raccontare il parere oppure trasmettere il parere che viene messo agli altri. Per cui io comunico solo a livello di informazione. Quattro, in luglio organizzeremo una commissione territorio della zona 9 congiunta con la commissione trasporti zona 9 per la problematica delle linee di superficie modificate a seguito del passaggio della N5. Scusate, una commissione congiunta zona 9 e zona 2 sul trasporto per l'asse Zara Testi sulla questione del trasporto di superficie. Vediamo questo ricordo quando la commissione di zona 2 ci mette a proposito la nostra commissione e ci mettiamo d'accordo sulla data. Comunque in luglio dovremmo riuscire a trovare una data buona per entrambe. 5 sulla questione della Govisa si busterà poi il presidente Grillo. L'ultima cosa è che come già comunicatovi il 30 maggio in consiglio di zona ho sentito stamattina la sua decisione che mi ha confermato che è intenzionata a organizzare questo incontro pubblico sempre sul tema della Govisa chilometri. Stavo valutando se farlo un attimo prima o un attimo dopo della conferenza dei servizi di cui diceva prima la Presidente convocata per il 25 luglio. Lei sperava prima, adesso vediamo. Comunque appena parlo delle informazioni le presentiamo sicuramente all'Aula. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come ha citato precedentemente da Luca Silvi, l'intervento riguarderà una commissione riguardo l'area di extra della Govisa, così di altra goccia. Sentendo le varie disponibilità, ovvero quelle del presidente della commissione urbanistica di Palazzo Marino e dell'architetto Agoglio del settore bonifiche del comune di Milano, ho deciso di tenere una commissione in consiglio di zona, una commissione territorio in consiglio di zona per mercoledì 10 luglio dalle ore 18 alle ore 20. Per l'occasione saranno invitati anche i componenti della Commissione Comunale Urbanistica, oltre ai tecnici del Comune di Milano, degli enti proponenti e procedenti, che sono il dottor Gragorio del settore bonifiche e il dottor Azzinna del settore pianificazione, tematica e valorizzazione area. Questa commissione è stata convocata in vista della conferenza dei servizi che si terrà il 25 luglio riguardo il risultato della mobilità. Grazie. Capogruppo Melone. Grazie Presidente, ho due richieste. Parto da quella piccola errore di importanza. Allora, visto che si è rotta la macchinetta che eroga le grande e le patatine e i snack. La vostra bubette. E avendo letto sul giornale che negli uffici di comunali è stata messa un erogatore dell'acqua, come chiedo al nostro direttore del settore di verificare se fosse messo andare uno o all'interno dell'edificio o fuori dall'edificio che sia in disposizione. E invece la seconda richiesta che è più importante la faccio lei Presidente, ed è riguardo il bilancio comunale. Il bilancio comunale è in discussione in questi giorni, io le chiederei di verificare la disponibilità dell'assessore al bilancio e del Presidente della Commissione bilancio di venire in zona a illustrarci i criteri del bilancio, come vengono applicati e che ricadute hanno sul bilancio di zona, in modo che si possano armonizzare le politiche comunali
comunale e le politiche zonali in merito a queste idee. Grazie. Grazie. Presidente Veroni. Grazie Presidente. Volevo prendere in nota il consiglio una lettera che è venuta da Ferruccio Viola, che ringrazia il consiglio stesso per quanto ha fatto a sostegno della iniziativa che hanno fatto il 22 e 23 di giugno per quanto riguarda gli orologiani di per poter essere abilitativi per svolgere il servizio di volontariato. E quindi la leggo velocemente. Ritengo opportuno complimentarmi con voi per l'ottima organizzazione della sessione d'esame dello scorso fine settimana. Pur essendo la prima esperienza di questo, avete saputo esprimere normalmente la presenza dei candidati e degli istruttori e delle associazioni che hanno partecipato per l'attribuzione dei candidati nella situazione d'esame oltre alla pausa delle due sessioni. Qui sono stato presente solo la sessione educativa, ma ho saputo da Alessandra, ma questi sono in pratica anche l'Operazio Moroni, responsabile della condizione della AATI, quindi di sotto Milano della sessione d'esame, hanno espresso compiacimento per la logistica e per l'organizzazione, oltre alla soddisfazione per aver realizzato la sessione d'esame della CIOCA 2024, proprio di pazienza per il personale 118 che partecipa agli esami. Quindi ringrazio il Presidente dell'Associazione e il Consiglio di zona che ci ha permesso, con il loro sostegno, di poter avere i locali della Scuola Mandelli per lo svolgimento degli esami stessi. Noi abbiamo dato il patrocinio e abbiamo sostenuto anche la richiesta, quindi sono soddisfatti per quanto ci loro risposto anche dal Consiglio di zona e ci ringraziamo. E poi volevo, sempre della Croce Viola, comunicare che il 5 luglio la Croce Viola fa la sua festa annuale, diciamo, del volontariato, dei volontari, e quindi ha invitato tutti i commissari e consiglieri della zona 9 a partecipare. Grazie. Grazie. Consigliere Collegoni. Sì. Caro Presidente, interrogazione. Mi segnala un gruppo di cittadini, abitanti in via Arena e via Limitrofe, di innumerevoli furti in appartamenti. Si richiede un suo intervento presso le forze dell'ordine. Grazie. Grazie per la segnalazione, consigliere Collegoni, consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, consigliere Pellegrini, e buonasera anche ai cittadini. Intanto voglio ringraziare il Presidente per aver colto l'ennesimo mio sollecito riguardo le delibere votate sulle maggioranze sul Consiglio di zona e di aver inviato al Comune un ennesimo sollecito dove chiede al Comune e mi informa che per l'ennesima volta inoltre tutti i documenti agli assessorati e ai settori competenti perché diano una risposta a queste delibere che da ottobre, gennaio, febbraio, settembre aspettano e ottengono un riscontro. Speriamo che il settore centrale comune abbiano più sensibilità e diano risposte certe a questo nostro lavoro. Intanto grazie, Presidente. Invece oggi vorrei presentare un'interrogazione che riguarda i sussidi o comunque la modalità per cui gli utenti del web potevano fino a pochi giorni fa accedere al link di zona 9 e che invece da un paio di settimane, 20 giorni, non si trova più nello spazio dedicato ai servizi di zona 9. Valgo l'esigenza premesso che il servizio sussidi anziani fornisce tutte le informazioni necessarie ad accedere ai sussidi rivolti ai cittadini con età superiore ai 60 anni. Premesso che l'obiettivo dei sussidi economici è sostenere gli anziani con redditi insufficienti a soddisfare i bisogni primari. Considerato che il Comune di Milano è in grave difficoltà economica, considerato che a fine dell'approvazione del bilancio comunale l'amministrazione ha aumentato tagli di spesa anche riguardo alla montata delle organizzazioni dei sussidi economici per gli anziani. Valutato che la situazione di crisi economica e sociale che attraversa il nostro paese colpisce in particolare le fasce più deboli, come gli anziani e gli invalidi.
appurato che sul sito web della zona 9 del Comune di Milano non è più presente il link relativo alle informazioni e alla modalità di presentazione della domanda per l'erogazione del sussidio economico agli anziani. Appurato che la mancanza di informazioni sul sito web della zona 9 accresce il timore che questo tipo di servizio possa realmente subire dei danni. Si chiede al presidente di zona 9, al direttore del settore di zona 9, all'assessore alle politiche sociali e ai settori competenti del Comune di Milano di informare i consiglieri di zona in merito alle motivazioni che hanno spinto il Comune di Milano e la zona 9 ad eliminare il link relativo alle informazioni e alle modalità di presentazione della domanda di erogazione di sussidio economico agli anziani in difficoltà dal sito web degli spazi dedicati ai servizi di zona. Al Presidente del Consiglio di zona 9 si richiede cortesemente risposta in forma scritta al quesito. Andrea Pellegrini. Questo nasce, è stabilita perché giornalmente lavoro con le persone anziane, mi capita di trovare delle persone che hanno veramente dei redditi molto bassi e quindi sufficienti per vivere. Allora cerco di consigliare sempre a queste persone di recarsi nei consigli di zona per fare le domande, quindi per presentare la richiesta di sussidio. E cercando sul sito di zona 9, io ero abituato a trovare i link dove ci sono tutta la populistica, mi sono trovato a non trovarla più, quindi a rendermi conto che c'era qualcosa che non andava. Poi abbiamo fatto una verifica su tutte le zone, in realtà era presente solo su zona 8 e su un'altra zona che non ricordo più, però è zona 3. E questo ci ha lasciato un po' così allibiti, perché noi crediamo che questi tipi di servizi sono necessari e insostituibili, e quindi sicuramente non che non ci sia più, questo intendo premetterlo, non è che il Comune ha tolto i sussidi, ha però limitato in un certo modo l'utente, quindi le persone, a accedere e quindi conoscere le modalità per cui partecipare e fare le richieste. Visto che come gruppo Lega Nord abbiamo molta sensibilità e crediamo che i nostri anziani, le nostre persone siano da aiutare, da preservare in questo momento molto difficile di crisi economica, crediamo che questo ambito sia un ambito importante e necessario da sviluppare e da sostenere anche sui siti. Chiediamo quindi con questa interrogazione di ripristinare questa situazione, che spero sia solo un problema tecnico, perché ahimè non vorrei mai pensare che il Comune e l'Adesso Centrale abbia fatto delle scelte per cui non dico, però creare dei problemi per trovare delle informazioni, quindi magari rallentare il flusso di domande. Io spero e credo che non sia così. In questo caso vi chiediamo proprio di farci sapere in tempi brevi e di ripristinare il servizio adesso collegato. Grazie. Grazie, Vicepresidente Alconso. Buonasera, avrei preferito far leggere questa comunicazione dalla Presidente se avessi avuto l'assenso di tutti i gruppi consigliari, ma siccome alcuni gruppi consigliari non si sono ancora espressi, la leggo io e chiederò a questo punto che sia una mozione urgente e che la firmiante si voti alla fine. Il Consiglio di Zona 9 si unisce a quanto espresso all'unanimità del Consiglio di Zona 2 in merito all'episodio di violenza e intolleranza accaduto il 19 giugno in via Venini, angolo via Popolo Uniti, intorno alle 19 ai danni del cittadino Caldo Santo, musicista, attore, compositore e fondatore dell'associazione culturale Mi Tocca Salva. Egli infatti, dopo aver consegnato l'auto al meccanico, si era incamminato verso la metropolitana. Indicato da un bimbo come colui che il giorno prima l'avrebbe picchiato, è stato immediatamente aggredito brutalmente da alcuni soggetti. Solo un cittadino ha cercato di difenderlo. All'arrivo di una pattuglia di polizia gli aggressori sono però fuggiti. Non gli è stato neppure lasciato il tempo di dire che non era della zona, non conosceva i fatti e neppure il bimbo, e che era del tutto estraneo a ciò di cui era accusato. In conseguenza della brutale aggressione, il cittadino Caldo Santos è stato ricoverato in ospedale fino al successivo giovedì 20 giugno ed è poi dovuto tornarci per altre medicazioni.
Un simile episodio si inquadra in un clima che potrebbe surriscaldarsi, contribuendo così a generare altri fenomeni di intolleranza e violenza. Il Consiglio di Zona 9 esprime una ferma condanna dell'accaduto, tutta la solidarietà e vicinanza al cittadino Carlos Santos e aderisce al presidio che si terrà il 28 giugno alle ore 18.30 in Largo Fratelli Ceneri. È praticamente copiato pari pari dalla mozione votata all'unanimità dal Consiglio di Zona 2. Vi dico che finora avevo avuto l'adesione via mail di Rifondazione Comunista, di SEL, del PD, del Movimento 5 Stelle e basta. Per questo motivo non l'ho fatta leggere alla Presidente perché appunto non c'era l'adesione totale. Quindi adesso raccoglierò le firme e se raggiungerà il numero per essere discussa in urgenza la discuteremo alla fine della seduta. Grazie. Grazie Vicepresidente Lo Consolo. Presidente Fregone, Presidente Cucci. Grazie Presidente. Una comunicazione e un piccolo report. La comunicazione velocissima è che sono iniziati i lavori di ristrutturazione di 17 alloggi nel quartiere di Aquadici Monti, Valcismo, Val di Nievole. Di questi 17 due sono quelli che abbiamo sconderato lunedì scorso, oggetto della commissione che era stata creata per alcuni gruppi criminali e di spacciatori del quartiere di Zona 9. Quindi abbiamo provveduto immediatamente a recuperare gli alloggi e stiamo già provvedendo a ristrutturarli. In totale sono 17 gli alloggi in questo quartiere. La seconda, piccolo report, domenica pomeriggio, in seguito poi alle polemiche e alle informazioni che erano state anche date qual consiglio di zona, io e il consigliere Enrico Borg, consigliere provinciale del Partito Democratico, siamo stati tutto il pomeriggio a sentire il convegno sulla pedofilia organizzato da Caramella Buona al camping Tre Platani. Abbiamo assistito alla parata di centinaia di neonazisti che erano presenti all'interno del campo. Il gruppo Lealtà e Azione ha organizzato e ha gestito completamente tutta l'iniziativa, invece le comunicazioni che erano state date dal gestore del camping Tre Platani aveva detto assolutamente che la gestione era in mano alla Caramella Buona, assolutamente non è vero. Per cui tutti gli stand presenti, da quello che faceva Alessandra Meglia, quello che faceva Bagnetti, erano completamente in mano e gestiti da Lealtà e Azione, che è un gruppo neonazista. Ho assistito a un convegno, scusate se lo chiamo tale, anche se non lo era, che è stata una fiera delle banalità e delle inesattezze, gestito da due donne neonazi che hanno gestito un convegno sulla pedofilia in cui la gente sostanzialmente se la veniva sotto i baci perché era la fiera delle banalità. Sono due persone che non hanno nessun titolo per parlare di questo argomento, è un argomento delicatissimo e che va affrontato con professionalità e competenza, e quindi non possiamo lasciare in mano alla signora Daniela Casagrande del Branco di Lealtà e Azione e alla dottoressa Laura Lamponi del Branco di Lealtà e Azione una simile informazione è stato veramente pietoso. Quindi io confermo il fatto che in realtà questa iniziativa era completamente gestita e sponsorizzata da Lealtà e Azione, e non è assolutamente vero. La Caramella Buona, se c'era, erano forse un due o tre e non li ho neanche visti, ma tutto quanto era sotto lo sponsor di questa organizzazione neonazista. Quindi volevo darvi la comunicazione. L'ultima cosa riferita, volevo dare anche alla Presidente della Commissione Educazione, in questo convegno è stato detto che due scuole, due scuole di Milano hanno chiesto a Lealtà e Azione di fare dei corsi di informazione sulla pedofilia ai bambini delle scuole elementari e medie attraverso un progetto che loro hanno definito progetto NEMO. Quindi sarà nostra cura capire quali sono queste due scuole che forse in buona fede hanno chiesto questo supporto a queste persone che oltre a essere dei neonazisti sono anche degli incompetenti e degli incapaci. Grazie. Presidente Cucci. Grazie, no, anch'io faccio un intervento in merito a quello che è accaduto il 23 al centro sportivo dei Tre Platani.
proprio perché io sono stato lì nel primo pomeriggio fino alle 4 per vedere l'andamento della situazione e devo dire che le mie certezze quando ho letto la lettera di gestore dei tre platini che ci ha inviato alla mia attenzione, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Zona, dove nella sua lettera si fa riferimento, leggo testualmente, faccio seguito alla mozione del 4-6-2013 inviata presso la nostra sede via Giuditta Pasta 43 per allegare alla presente, come da vostra richiesta, una garanzia scritta che l'Associazione Realtà e Azione rispettivi luoghi e simboli saranno esclusi dall'organizzazione dell'evento in oggetto. Poi nel confermarvi che io mi farò garante di qua e di là, poi c'è la risposta, una seconda lettera che è quella di Lealtà e Azione, dove in sostanza loro scrivono: purtroppo siamo a conoscenza delle polemiche strumentali tra anni puntuali nascono attorno a questa nostra iniziativa che ci vede da 5 anni a fianco della Trame della Buona Onlus. Siamo dispiaciuti che quest'anno la sua struttura, riferita al gestore dell'impianto sportivo, e la sua attività, in qual modo anche la sua persona, siano stati oggetto di minacce velate da politica spicciola, e riteniamo opportuno con questa risposta sottolineare la stima nei suoi confronti e la nostra solidarietà per la caduta. Come ogni anno, e come lei personalmente ha potuto constatare, la giornata avrà la stessa connotazione solidale, caratteristica che contraddistingue l'attività della nostra associazione. Comunque, riteniamo doveroso nei suoi confronti fare un passo indietro, togliendo il logo della nostra associazione dal manifesto dell'iniziativa. Ed abbiamo provveduto a togliere l'evento dal nostro sito. Sarà presente una nostra delegazione semplicemente per aiutare la Caramella Buona nella parte logistica per la corretta riuscita della giornata, perché la lotta alla pedofilia va oltre ideologie e subdole politiche di palazzo. A questa si aggiunge una lettera a doppia firma, che non sto a leggere perché la doppia firma di Lealtà e Azione e la Caramella Buona, dove in sostanza si fa notare all'amministrazione comunale che pur non la sintetizzo per capirci, che pur non riconoscendo il patrocinio del Comune di Milano, questa iniziativa andrà avanti nella sua organizzazione e nella sua interezza per come è stata prevista ed organizzata. Devo far notare che quando io mi sono recato al centro sportivo Tre Platini, se non ci fosse stata Lealtà e Azione presente tutta la giornata a organizzare e a tenere in piedi l'organizzazione di quella manifestazione difficilmente si sarebbe potuta svolgere. Lo dico perché non era solo una presenza di una delegazione che seguiva la parte logistica. C'era un gazebo dell'associazione Il Branco, c'era un gazebo dell'associazione Lealtà e Azione, c'erano palloncini con i loghi di Lealtà e Azione, c'erano le magliette di Lealtà e Azione, ma non solo le magliette di chi giocava a calcio, ma anche dei frequentanti, quindi di quell'associazione, e qualsiasi cosa dava l'impressione, ma a me era una certezza, che nei confronti di questa amministrazione ci sia stata una presa in giro. Non a caso l'assessore Visconti ha ritenuto valide quelle che erano che era la comunicazione del gestore, ma nei fatti, e quindi dicendo che se è così che c'è questa garanzia che questi sono esclusi, invece ciò non è avvenuto, e non solo non è avvenuto perché è stata presa in giro l'amministrazione, ma perché anche rispetto alla nostra mozione che chiedeva delle cose ben precise alla
all'amministrazione, quindi il deliberato, dove si dice che il Consiglio di zona, pur condividendo la lotta alla pedofilia, non condivide la scelta della società sportiva di concedere l'impianto ad un'associazione che tra i partner è l'associazione esalta il nazismo e i suoi ideologi, proprio perché è tale e ne fa il suo spunto di riferimento culturale. Ma soprattutto nell'impegno alla Presidenza del Consiglio di zona 9 si dice chiaramente quelle che sono le nostre richieste da rivolgere all'amministrazione comunale, che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto far rispettare. Quindi si chiede al Consiglio di zona, alla Presidente del Consiglio di zona 9, di intervenire presso il sindaco, l'assessore allo sport e la giunta affinché il concessionario revochi la disponibilità all'utilizzo dell'impianto sportivo sito in via Giudica Pasta ad un'associazione neonazista. Chiede alla giunta comunale di attivarsi affinché la giunta provinciale chiarisca le motivazioni che hanno portato alla decisione assunta di patrocinare l'iniziativa e di sapere se vi sono state valutazioni e, nel caso, quali siano state in merito alla scelta di partner dell'iniziativa stessa. Inoltre si chiede, sempre come impegno del Consiglio di zona 9, a chiedere all'associazione proponente dell'evento, qui Caramella Buono, perché è lei quella che ha lanciato l'evento, di escludere l'associazione, realtà e azione dall'organizzazione e gestione dell'iniziativa e di comunicare la decisione all'assessorato e al Consiglio di zona 9. Non mi sembra che il Consiglio di zona 9 sia arrivata la lettera alla doppia firma di realtà, azione e Caramella Buono. Sempre tra gli impegni di chiedere all'assessorato allo sport e all'assessorato alla sicurezza e coesione controllare come verrà svolto e verificare che qualcuno non voglia trasformare una manifestazione durante la quale si esalteranno simboli, gesti e contenuti neonazisti. A chiedere all'assessorato allo sport e all'assessore allo sport laddove non ci sia una netta presa di distanza da parte della concessionaria in merito al coinvolgimento dell'associazione della tale azione, di verificare la possibilità compatibilmente con un contratto di concessione tra il concessionario e il Comune di Milano, di prendere seri ed urgenti provvedimenti nei confronti del concessionario stesso per evitare la manifestazione. Ho letto questi passaggi perché da parte del gestore si asserisce che all'interno di questa mozione ci sia la richiesta di togliere solo dopo. Invece così non è. Noi abbiamo chiesto rispetto pieno di quelli che sono i contenuti all'interno di questa mozione. E siccome io penso che dei punti che io ho citato, il primo e l'ultimo soprattutto, sono due punti che sono stati violati da parte del gestore, perché così non è e così non è andata. Anche perché devo farvi notare una cosa, che chi si presentava all'ingresso veniva fermato e gli si chiedeva se avesse un invito o chi fosse la persona che in quel caso volesse entrare. Quindi anche lì, alla faccia dell'apertura a tutti i cittadini quando si fanno le iniziative. Ma però, allora io chiedo, ho finito, consigliere per lavoro, ho finito consigliere Tagliabue, stia tranquillo, io chiedo e chiederò anche, come ho già annunciato e tra l'altro è uscito anche sulla Gazzetta, quello che io sto dicendo sulla gestione dell'organizzazione di Catania è stata confermata anche dal giornalista della Gazzetta che il giorno dopo ha fatto un articolo in merito. Io chiederò che vengano presi seri provvedimenti e venga rispettata questa mozione da parte dell'assessorato nei confronti del gestore, perché quello che è accaduto non solo non si debba più ripetere, ma non si debba più ripetere il fatto che un'amministrazione comunale viene presa in giro, dove si danno delle garanzie e poi queste garanzie non vengono rispettate. Qui sono state prese in giro sia dall'assessorato sia questo consiglio di zona che ha votato la mozione, al di là poi di chi o meno. Però il fatto stesso che un gestore scriva e prenda degli impegni e poi non li mantiene, questo è grave. Quindi io chiederò che vengano presi e si aprano tutte le procedure che sono fattibili affinché si intervenga seriamente su il gestore e su chi ha
in mano appunto la comunicazione per l'impresa. Grazie. Presidente Medolato. Grazie Presidente. Andrò a leggere una breve dichiarazione che abbiamo fatto io e il mio vicepresidente della Commissione di Centramento, Jacopo Rossi. La dichiarazione è la seguente. La Commissione di Centramento del Consiglio di 2009 esprime grande soddisfazione per il conferimento del patrocinio del Comune di Milano alla manifestazione Milano Pride Week, in programma dal 24 al 30 giugno in zona Porta Venezia. Questo patrocinio, conferito per la terza volta, conferma che la nostra città è diventata un laboratorio dei diritti civili, quale il riconoscimento della cittadinanza simbolica ai cittadini stranieri nati in Italia, l'approvazione della delibera di iniziativa popolare per un piano contro le discriminazioni e il dibattito sul testamento biologico. Invitiamo quindi il Comune di Milano e in particolare l'assessore alle politiche sociali Pier Francesco Maiorino a proseguire in questa direzione. Da parte di questa commissione garantiamo il sostegno ogni qualvolta verrà richiesto un parere riguardo di iniziative atte a valorizzare i diritti civili. A firma mia e del mio vicepresidente. Grazie. Grazie Presidente Dolato, consigliere De Lorenzo. Sì, guarda, sono un dovere di cronaca, per esserlo molto tranquillamente. Io ero presente domenica pomeriggio dalle 14 alle 15.30, c'era anche Tucci, delle vicinanze a questa manifestazione, ma sinceramente almeno quando io sono rimasto in quel tempo poco che sono rimasto non ho visto tutta questa forza di nazisti in quella compagnia, sinceramente. Ho visto un sacco di bambini con la maglia di Milano, come c'era un torneo legato all'associazione e gente che andava avanti dietro. Poi posso condividere il pensiero di Tucci su come è stato raggirato l'amministrazione, ok, da parte dell'associazione, tutto quanto, può essere vero, però io sinceramente tutto questo, nazisti in giro, non ho visto, cioè bandiere, non ho visto nulla. C'erano i ragazzotti, ho detto qua la maglietta nera, ovviamente dall'associazione, ma non mi capisco, cioè nessuno ha detto. Vieni qua, anzi, mi hanno fermato che avevano detto che è successo, no? Sto guardando un po', ma tranquillamente. Questo è un dovere di cronaca mio, visivo, perché ero presente dalle 14, ripeto, alle 15.30. Non so se poi alle 15.30, se date voi venire a dire che è portato a qualcuno, grazie. Non si è camicia nera. Non ci sono parole pulite che grazie. In realtà non è pulita, ma essendo nera non si nota. Passiamo alla lamina degli scrutatori, Presidente Tucci. Presidente Motta. Consigliere Pellegrini. Grazie.
assunto per il mandato. La parola al segretario di consigliere Grazie Presidente, io ringrazio i cofirmatari della mozione di Fondazione Comunista e tutti i consiglieri che hanno firmato e hanno permesso di raggiungere i termini dell'urgenza della mozione, anche se non è stata discussa settimana scorsa. La mozione, come sapete, riguarda l'area della Bovisa che viene definita gasometri, cioè un'area di 810.000 metri quadri al di là delle ferrovie nord, e non, è un'area importante in quanto è storica, era un'area agricola che nel tempo è diventata un'area industriale dove si è prodotto gas per quasi un centinaio di anni, che ha alimentato Milano per tutto quel tempo, e su quell'area oggi di proprietà sia del comune che di A2A che del Politecnico deve essere definito un nuovo accordo di programma e un nuovo master plan che include tra l'altro anche aree al di qua delle ferrovie nord, quali sono l'Esselunga, l'area dell'Esselunga e l'area ex Monte Edison di via Bovisasca. Noi pensiamo che un intervento così importante non possa essere demandato soltanto dagli uffici tecnici, ed è quello che sta succedendo oggi, cioè degli uffici tecnici stanno decidendo che cosa fare su quell'area. Non hanno dato nessuna informazione né ai consiglieri né tantomeno alla cittadinanza. Noi abbiamo scoperto per caso il fatto che la città di Milano abbia partecipato al piano delle città per ricevere finanziamenti sulla bonifica. Abbiamo scoperto per caso, con un accesso agli atti, che c'era questa conferenza dei servizi programmata per il 2 luglio, poi spostata al 10 luglio, se non sbaglio, adesso no, al 22 luglio, ora al 25. Sì, prima al 22 luglio e poi al 25 luglio. Quindi tutta questa serie di informazioni danno un'idea proprio di mancanza di trasparenza e di partecipazione da parte degli uffici tecnici. I cittadini, i comitati che si sono creati subito dall'inizio a fronte di queste poche informazioni che c'erano, stanno facendo coinvolgimento sul territorio. È per mezzo di loro che abbiamo scoperto che le amministrazioni, sia quella attuale che quella precedente, non aveva fatto nessuna causa civile nei confronti di Monte Edison per la bonifica, e il 16 maggio c'è stata una delibera di giunta per fare questa causa civile. Cioè, dopo tutti questi anni, solo un accesso agli atti ha causato l'intervento da parte del comune e della giunta per fare questo tipo di azione. Quindi noi riteniamo importantissimo che i cittadini e i consiglieri partecipino come attori principali, come difensori degli interessi dei cittadini stessi al tavolo di discussione, cosa che fino adesso non è avvenuta. La conferenza dei servizi sarà importante perché verranno date delle linee di indirizzo al settore bonifica e all'MM per cominciare a capire che cosa si vuole costruire. Quindi proprio per questo motivo è importante che ci sia la partecipazione della cittadinanza da questo punto di vista. Io ringrazio innanzitutto il vicepresidente Cribio, che si è già mosso proprio per andare incontro alle prime due richieste del dispositivo, che chiedeva la presidenza della Commissione Territorio,
di recuperare presso i settori competenti informazioni relative al progetto in modo da informare in tempo congruo comitati cittadini e consiglieri, e anche la seconda parte del dispositivo dove si chiede alla Presidenza di farsi carico nella convocazione di una commissione congiunta con la Commissione Comunale Urbanistica prima della data della conferenza dei servizi. Quindi a me sembra che si stia andando in questa direzione. Ciò che invece manca ed è importante è la partecipazione dei comitati alla... In questa mozione si chiede alla conferenza dei servizi. A voi la parola, grazie. Presidente, sì. Mi scuso, io rientro in questo dibattito della mozione adesso, però devo dire che mi sono letto ieri sera la mozione. In realtà ci sono molte inesattezze da un punto di vista formale sulla mozione, forse non si capisce bene, non è molto chiaro quali sono i percorsi che occorre fare per arrivare a prendere delle decisioni di natura urbanistica, ovviamente. Da cosa possiamo cominciare? Innanzitutto dal fatto che in questo consiglio di zona sono state rigorosamente individuate tutte le fasi di questi passaggi, tant'è vero che in data 30 maggio tra le comunicazioni del sottoscritto c'era che c'è stato un incontro il 30 maggio stesso e che l'assessore aveva già previsto un tavolo di lavoro tecnico che avrebbe iniziato la sua attività successivamente alla, diciamo così, al percorso di bonifica. Perché adesso bisogna prendersi conto che queste fasi preliminari che ci sono oggi, di cui si parla anche nella mozione urgente, in realtà non riguardano la progettazione dell'area, ma riguardano la bonifica. Poi qui c'è una grossa confusione, ma proprio una confusione importante, perché la conferenza dei servizi che è stata aperta, che in realtà era aperta da anni, riguarda esclusivamente il procedimento di piano di caratterizzazione della bonifica e non la progettazione urbanistica dell'area. Sono due cose completamente diverse. È evidente che prima di attivare un processo di progettazione è necessario sapere cosa è sull'area, perché questo è preclusivo di attività di natura progettuale. Esempio, se dal piano di caratterizzazione viene fuori che una parte del territorio relativo al perimetro individuato nell'area di intervento ha delle situazioni particolarmente, diciamo così, importanti, inquinanti, lì certi tipi di destinazioni non si possono fare, è un esempio, e così via. Per cui questa fase non è una fase in cui l'amministrazione comunale decide di realizzare o non realizzare. Questa qui è una fase esplorativa, chiamiamola così, anche se il termine proprio, nella quale gli uffici, in questo caso ARPA, fondamentalmente verificano che il lavoro fatto da chi sta facendo il piano di caratterizzazione sia, diciamo così, portato a buon fine. Allora, proviamo a ricominciare. Quando si mette mano, si decide di trasformare un'area che è stata un'area industriale con delle lavorazioni piuttosto importanti come in questo caso, la legge prevede che prima di ogni cosa si faccia quello che tecnicamente si chiama piano di caratterizzazione. Il piano di caratterizzazione è il progetto di bonifica, ma il piano di caratterizzazione non fa la bonifica, semplicemente fa dei sondaggi, fa delle analisi, fa degli studi per capire se si può bonificare l'area e come si può bonificare l'area. Successivamente a questo piano di caratterizzazione, una volta che ha fatto il suo iter amministrativo, di cui la conferenza dei servizi del 25 luglio è un pezzo, non sarà credo risolutiva, la conferenza dei servizi, ce ne saranno anche altre, perché normalmente
dai risultati che vengono fuori, magari un ufficio chiede di fare un altro grado approfondito, l'altro chiederà di fare un altro approfondito. Alla fine di questo percorso, che ragionevolmente potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, si spera, si capisce come si potrebbe fare la bonifica. A quel punto lì si attiva il procedimento di bonifica. È in quel momento che ragionevolmente si può discutere cosa fare su quell'area, perché si sa a cosa si va incontro. Oggi, fa una progettazione, in questo momento vuol dire progettare al buio, perché può darsi che dove uno oggi pensa di costruire un edificio, è opportuno non farlo, ma magari farlo oppure. Invece che fare un edificio di un certo tipo, se ne fa un altro, perché chiedo il tempo se... sì, da Vanessa Senese, grazie. Bene. Successivamente a questo, quando abbiamo in mano il piano di caratterizzazione, il ragionamento che ho fatto con l'assessore De Cesare è quello di costituire un gruppo di lavoro tecnico per fare le valutazioni su cosa fare. Noi teniamo presente che non è che siamo allo zero, teniamo presente che negli anni 90 è stato fatto un accordo di programma con i proprietari delle aree. Un accordo di programma fatto con la regione Lombardia. Successivamente è stato fatto un altro piano con la giunta Albertini e c'è una previsione di piano di governo del territorio che è stata fatta due anni fa. Questo consiglio di zona, nonostante l'amministrazione precedente fosse di un altro colore, ha preso una posizione molto netta e molto ferma sulla questione della bonifica gasometrica, individuando un percorso, diciamo, obbligato che consenta di recuperare le aree della bonifica a certe condizioni. E nel nostro programma, non solo, ma l'anno scorso, un anno fa, abbiamo fatto una delibera nella quale abbiamo ribadito in maniera decisa che su quelle aree vogliamo vederci chiaro e siamo convinti che devono essere fatte delle cose e non delle altre. Chiaramente non è l'argomento di questa sera, per cui non vorrei precisare troppe cose, anche perché appunto sarà il passo successivo. Secondo me l'impegno che noi abbiamo come consiglio di zona, che in qualche modo rappresenta il territorio, anzi, è il consiglio di zona che rappresenta il territorio, vuole essere parte attiva in questo processo e dalle parole, ma anche da, se vogliamo, anche dai primi fatti che ci sono stati, l'amministrazione centrale si è dimostrata, ci sta ascoltando su quello che vuole essere un nuovo percorso che coinvolga anche il territorio. Tant'è vero che, come avevo detto all'inizio della seduta, durante l'intervento iniziale, mi sono sentito oggi stamattina con l'assessore De Cesari e ci siamo confermati che al più presto faremo un'assemblea pubblica, cioè lo farà il comune a cui parteciperà il consiglio di zona in quartiere, poi vedremo se lo faremo in un'intesa piuttosto che in un altro luogo, proprio su per iniziare questo percorso, diciamo così, di incontro con i cittadini e con i consigli di zona, perché non dimentichiamo che nel quartiere c'è un momento istituzionale che è il consiglio di zona e poi ci sono i cittadini, giustamente. Ma quel fine non vale più. Non è stato mai provato quel fine. No. L'accordo di programma è decaduto. E nel 97. L'accordo di programma del 97 è decaduto. No, perché non è un fine, è una cosa. Consigliere Tanerco, se dopo vorrà intervenire. E quell'accordo di programma è stato smentito dal progetto, dall'indicazione del CGT sull'atto della bovisa e dice le cose differenti, per cui è evidente che il percorso è tutto da costruire. Ora, mi rendo conto che ci sono delle preoccupazioni che sono chiaramente anche le nostre preoccupazioni come consiglio di zona. Noi in questo momento non abbiamo nessun tipo di elemento che ci possa far pensare a problemi. Chiaro che l'amministratore comunale non ci ascoltasse, evidentemente. Però fino adesso le indicazioni sono tutt'altra natura, ovvero che nel momento in cui si inizierà il percorso lo si farà insieme e questo secondo me è un buon viatico.
Per cui mi rendo conto che ci sono delle preoccupazioni, però non riesco a capire come chiedevo delle cose che non sono nelle corde dei procedimenti amministrativi, e si possa comunque andare a superare quelle che sono le preoccupazioni. Secondo me la cosa più importante, se vogliamo ribadire qualcosa, è ribadire che siamo disponibili come Consiglio di Zona, insieme ai cittadini, a fare un percorso partecipato per prendere le decisioni insieme. Ne abbiamo fatti altri, ne possiamo farlo anche sulla Govisa, questo secondo me è importante. Secondo me però è centrale che questo processo faccia riferimento al Consiglio di Zona, perché è importante che il territorio sia in qualche modo ascoltato, e questo è il motivo per cui il Consiglio di Zona esiste. Perché se non partiamo da qui, evidentemente non c'è il decentramento. Per cui io ritengo che la mozione, se si vuole modificare, forse sarà la pena modificare in maniera che sia più rispondente alla normativa, così da poterla anche approvare eventualmente con molti emendamenti significativi. Grazie. Grazie, è stato un gruppo veloce. Grazie. Io ho firmato la mozione perché ritengo che supera la mozione, al di là delle varie divergenze che ci possono essere, che non ci possono non essere, è questa richiesta che viene dai cittadini della Govisa di essere informati su quelle che sono le condizioni di quell'area, cioè qual è lo stato di fatto, e quali sono poi le decisioni che si vanno a prendere. Quindi di essere parte di questo processo decisionale, che non è un processo scontato, nel senso si sta facendo adesso la caratterizzazione, ci sta capendo, cercando di capire meglio che cosa c'è sotto a quell'area. Dopodiché bisognerà fare delle considerazioni, non è che una volta che sai che là c'è l'amianto, là c'è l'IPA, là c'è il piombo, là c'è un'altra sostanza inquinante, tu sei obbligato a fare delle scelte. Le scelte le fai dopo aver fatto un'analisi di rischio in cui cerchi di capire quali sono le funzioni compatibili con le varie condizioni del terreno, come si può intervenire. Quindi le scelte sono poi nel mondo della discrezionalità, delle scelte che si fanno anche sulla base di parametri economici, ma non solo. Quindi la richiesta era quella. Nel novembre scorso è nato questo comitato La Goccia, che ha fatto già un'assemblea pubblica a cui erano stati invitati gli amministratori che non si sono invitati, e quindi questo è stato un momento di sofferenza per un comitato nascente, e che in questi mesi, io sono nella loro mailing, non ho mai partecipato alle loro riunioni, però vedo il lavoro che è stato fatto di raccolta di dati, di raccolta di informazioni, di cercare di avere anche dai provinci tecnici comunali dei dati per capire. E questo, secondo me, il Consiglio di Zona deve essere assolutamente a fianco dei cittadini perché l'informazione sia resa disponibile a tutti. Dopodiché, chiaro, ben venga che l'assessore dopo il 25 luglio farà questa assemblea, ma non è sufficiente un'assemblea. È necessario che all'assemblea segua poi un modo di informare su quelle che sono le condizioni legali, su quelle che si vogliono fare, in modo che ci sia assoluta trasparenza in tutto il processo. Grazie Presidente. Grazie Presidente. E dunque mi associo anche un po' agli interventi dei colleghi, in cui appunto nel momento in cui, anche se si tratta di riunioni o di fasi in cui si andrà a caratterizzare l'area per vedere che tipo di bonifica verrà fatta, è un bene che i cittadini e quindi anche il Consiglio di Zona 9 partecipi al percorso. Quindi va bene che il Consiglio di Zona 9 sia partecipe, però perché tenere all'oscuro i cittadini? E quindi, cogliendo anche il suggerimento del Presidente Simi, presento un emendamento riguardo l'ultimo paragrafo, che verrebbe sostituito con: si chiede all'assessore all'urbanistica Ada Lucia De Cesaris
e al sindaco Giuliano Pisapia che si facciano carico di richiedere al titolare del procedimento di bonifica, dottor Lagorio, direttore settore bonifica, e al proponente, architetto Zinna, direttore settore pianificazioni tematiche e valorizzazione aree, la convocazione dei comitati al tavolo di lavoro periodico. Residenziale, e quindi con ciò dando di dubbio sul tentativo di voler certificare quell'area, come mi pare di capire si è inteso da alcuni dei donatori. Io faccio un'osservazione di carattere tecnico. Stai più vicino al microfono, si sente adesso? Sì. Grazie. Io faccio un'osservazione, come spesso di caso, di carattere tecnico. Perché se da un lato credo che l'emendamento proposto dal collega Laterza introduca un elemento di ragionevolezza, io devo dire però che la richiesta di organizzare, di chiamare questo comitato o comunque i cittadini al tavolo della conferenza dei servizi è un errore, una cosa che non si può fare. La conferenza dei servizi è uno strumento di cui l'ordinamento si è dotato, introdotto con la legge 241 del 90, la legge sul procedimento amministrativo, che ha recepito una codificazione. Questa legge ha introdotto l'ordinamento, ha legiferato proprio sul procedimento amministrativo, recependo una serie di principi giurisprudenziali che si erano affermati nell'ordinamento, tra cui all'articolo 14 di questa conferenza dei servizi. Ma è uno strumento a disponibilità unica delle amministrazioni, non possono partecipare i cittadini, anche se sono organizzati e strutturati in comitati. Poi il consiglio di zona, probabilmente, quello sì, il consiglio di zona, in quanto istituzione di prossimità, si fa carico di ascoltare quelle che sono le stanze del territorio. Quindi devo dire che dal punto di vista tecnico l'intervento che ha fatto la collega Laterza smorza quella che il giudizio è, secondo il dato normativo che io leggo, un'impossibilità di realizzare. Grazie. Capogruppo Crivio. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio il Presidente della Commissione Locassini per le delucidazioni riguardo la questione. Il mio intervento sarà centrato sulla mozione. Come detto in precedenza da Vincenzo Agnestei, già la Commissione Territorio si è presa in carico di convocare questa commissione. E io penso che quindi le prime due richieste vadano aggiornate. Per me, grazie alle informazioni che sono state raccolte in questi mesi da parte dei cittadini volenterosi e molto capaci del Comitato La Goccia, secondo me si potrebbe chiedere magari un aggiornamento delle posizioni del Consiglio di zona alla luce delle nuove informazioni raccolte da questi cittadini volenterosi. Una su tutte è che quando noi siamo andati in delibera nel novembre del 2011, qui parlo a livello personale, puramente personale, molte informazioni particolari non le avevo. Poi sono venuto a conoscenza, grazie al Comitato La Goccia, che dentro l'area dei gasometri della Bovisa ci sono oltre 2000 piante che secondo il Corpo Forestale dello Stato rappresentano un importante patrimonio arboreo. In conseguenza
adesso abbiamo degli elementi in più per poter poi aggiornare la nostra posizione riguardo l'area. Parlo sempre in maniera molto, molto personale. Io sono dell'idea che su quell'area non vada costruita una casa che sia una. Anzi, lì ci sono due cose da fare, a mio avviso. Da una parte salvaguardare il verde esistente e dall'altra rivalutare gli edifici, che ci sono diversi edifici all'interno dell'area dei gasolotti della Bovisa, che potrebbero anche costituire un importante elemento di archeologia industriale, quindi gli edifici potrebbero essere appunto salvaguardati e valutati. Anche perché penso che il quartiere della Bovisa non è che abbia bisogno di nuove costruzioni, siccome è piena di case sfitte e di esercizi commerciali abbandonati, quindi non ne vedo l'utilità. Quindi io chiedo che vengano aggiornate le posizioni dei consigli di zona a fronte di queste informazioni rilevate sui miei mesi. E niente, grazie. Sì, grazie. Sì, io ho 4-7 alla chiave, perché ho condiviso la posizione, condiviso il comitato, la goccia sta portando avanti sul territorio nel quartiere di Bovisa, per cui credo che sia un lavoro che vada sostenuto non solo dai partiti che in questo momento possono aver presentato la mozione, ma da tutte le forze politiche, perché è interesse ai cittadini avere dei quartieri che siano vivibili e quindi qualsiasi area che si possa sottrarre alla speculazione è giusto difendere, quindi sostenere le lotte dei comitati. E quindi credo che questo comitato è giusto che sia nato e il lavoro che sta facendo è un lavoro che ha visto non solo i cittadini ma anche gente e cittadini che non sono del quartiere proprio della Bovisa, ma si è allargato proprio perché è nell'interesse di una vita migliore all'interno della città di vivere. Quindi questo è l'obiettivo. E tra l'altro l'area ex gasometri in questo consiglio di zona già negli anni passati abbiamo avuto modo di parlarne. Quando c'è stato l'abbattimento della fabbrica del sapone con Gridici, adesso la via esatta non ricordo, dove c'è adesso della Lombardia per capirci, gli Accoli, e lì c'era una fabbrica che è stata abbattuta, ma lì già veniva avanti quello che sarebbe stato il futuro di quell'area e quindi siamo stati coinvolti come consiglio di zona già in altre occasioni e nel mandato precedente anche dal punto di vista dell'ambientale per quello che rappresentava quell'area rispetto a una certa situazione di degrado e quindi anche di inquinamento via dicendo. Quindi è importante tenere alta la tensione e l'attenzione a questo tema, a questo problema, ed è giusto incalzare il più possibile l'amministrazione comunale perché ci siano delle risposte precise e non diciamo un po' non divaghe, no? E per cui è importante che anche gli assessori di riferimento assumino delle posizioni che valgano nell'interesse dei cittadini e che quindi ascoltino i comitati. Quindi da questo punto di vista non vado oltre, perché anche la mozione già dice tutto quello che c'è da dire. La presentazione degli interventi sia del capogruppo Agnuslè che del capogruppo Crivio, ma noi abbiamo sentito anche i cittadini la settimana scorsa venire in consiglio ed esporre il loro pensiero e il loro stato d'animo rispetto a quella situazione che noi dobbiamo sostenere. Quindi è giusto che sia sostenuta, ma proprio per andare anche nell'interesse di una mozione che sia condivisa.